Carissime amiche e carissimi amici, buongiorno dal vostro caro giocherellone, il vostro caro youtuber, il vostro caro streamer di Twitch, che oggi vi porta niente poco di meno che il vostro fantastico Lego Racer. Lego Racer è una serie praticamente di videogiochi basati sui Lego, praticamente come potete vedere, dove possiamo fare, vedete ragazzi, fare le costruzioni, praticamente vi faccio vedere. Quindi possiamo fare le costruzioni dei nostri tracciati, fare una corsa sul circuito, la corsa singola, la corsa a testa stessa e la corsa contro il tempo. Quindi una bellissima variante, ovviamente, a quelli che sono i giochi di corsa. Pensate un po', perché Lego Racer è fatto così, è fatto in questa maniera, come potete vedere. Andiamo a vedere, abbiamo il circuito Barbarossa, quindi abbiamo, vedete ragazzi, vari campionati e possiamo scegliere le nostre varie corse. Quindi abbiamo il mitico Joan de Kart, il Turbocharger, lo Scouter, il Robo Racer, pigliamo Turbocharger, ecco qua che mi sembra molto 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 simpatica. Andiamoci a vedere, arriva sulla terra in mezzo ai mari, ecco qua la grande canzone del pirata Lego addirittura. Caricamento, il gioco ovviamente è uscito per PC ed è uscito anche per Sony PlayStation. Qui abbiamo ovviamente la mappa del tracciato, quindi pensate un pochettino Lego Racer e praticamente tutto quello che una persona può volere appunto dai giochi Lego. Il tempo di caricamento è abbastanza elevato, dobbiamo dire la verità. Iniziamo subito ovviamente a correre praticamente, vedete, con le macchinine, che è sto coso, il blocchettino rosso, il mitico elementino praticamente rosso, vedete un pochettino, possiamo qui sopra andare a utilizzare il Lego Racer, proprio quello che è un esempio alla Mario Kart, cioè prendiamo questi blocchettini, vedete, e andiamo poi dopo a utilizzarli. In questo caso abbiamo messo il grande scudo di mamma. Andiamo a pigliare ovviamente queste, diciamo, queste migliorie. Il gioco è anche molto veloce. Attenzione che i blocchettini bianchi a che cosa mi servono? Mi servono a nulla praticamente. Andiamo qui sopra con questo incredibile, ovviamente, scudo che mi proteggerà da tutti questi elementi. Dobbiamo anche, diciamo, imparare a derapare, secondo me, a derapare, ovvero a premere il tasto del freno quando stiamo appunto per uscire di strada, così da creare praticamente una derapata. Abbiamo preso, mamma mia, il super turbo, vedete un pochettino qui sopra cosa sta succedendo. Andiamo a frenare, attenzione al cassettone, al cascettone ovviamente, e ci spostiamo quindi da quest'altra parte qua. Andiamo avanti da questa in quest'altro luogo, vedete un pochettino cosa sta succedendo. Andiamo qui sopra e ci spostiamo ovviamente in quest'altro posto. È veramente incredibile, incredibile. Il bombolone, vedete sul bombolone a gara, vedete sul bombolone, ecco qua, guarda, guarda la grande corsa italiana, la grande corsa italiana, dobbiamo dire la verità. Sono giochi sicuramente molto molto simpatici questi qua dei Lego. Praticamente vai qui sopra a fare il derapatello, praticamente il derapatello che ti permetterà praticamente qui sopra di uscire. Stiamo parlando di grandi giochi, oh, mamma mia, che super turbo, super turbo è qualcosa di assurdo. Dobbiamo dire la verità, vattene praticamente da questa parte qua, vai a girare quindi da quest'altra parte e cerchiamo, oh mamma mia, quel bombolone a tutta forza. Siamo sesti, non è facile, non è sicuramente facile questo prodotto, che ovviamente va a imporsi. Ecco qua il grande scudo verde della mamma praticamente. E pete su bombolone, mamma proprio in testa, te l'avevo detto. E avete visto che quando andiamo praticamente a toccare praticamente un elemento, sta bomba rete, come si dice, questa bomba dietro la napoletana sai già cosa fare. Quindi pigliamoci un bombolone e vai qui sopra, è veramente qualcosa di assurdo. Pigliamoci il mattoncino gino, ecco qua, vai qui sopra e siamo arrivati sesti ragazzi. Il Lego Racer spesso si arriva così, si arriva un po' dietro, ecco qua, campionato Barbarossa, e ce l'abbiamo fatta. Andiamo avanti, siamo, vedete, Turbocharger è arrivato per ultimo, quindi dobbiamo andare a continuare praticamente e vediamo un pochettino adesso il prossimo tracciato, il tracciato prossimo. Quale sarà secondo te il tuo prossimo tracciato? Adesso lo andiamo a vedere insieme, dobbiamo dire la verità.
Stiamo parlando sicuramente di momenti. Guarda, guarda il faccino, hai perso, mi dispiace. Hai perso il mitico Barbarossa ti guarda anche in una certa maniera, in una certa ovviamente forma. Quindi andiamo a vedere, andiamo a fare una corsa singola, praticamente in corsa singola scegliamo noi qual è il tracciato e quali sono ovviamente le nostre. Vedete ragazzi, il percorso di Robin Hood, ve lo ricordate, il Lego dei Castelli, bellissimo. Lego, oltretutto costano anche parecchio, ormai pigliamo lo scouter e vediamo che cosa ci offre. Quando è bellino, guarda qua, col coso, praticamente continuiamo senza salvare, no, non voglio salvare, non voglio salvare perché mi vuoi far salvare per forza. Quindi stiamo combattendo anche contro la PlayStation, pensate un pochettino. Vediamoci quest'altro circuito, il circuito di Robin Hood. Quando ero piccolino comprai la piccola casa di Robin Hood. I Lego sono sempre costati molto, ragazzi, però ne vale la pena sicuramente, e sono costruzioni di altissima qualità e molte di queste sono veramente ben fatte, dobbiamo dire la verità, ragazzi. Stiamo attenti, due via praticamente. Vedete, ci sta anche Robin Hood lì sopra. Abbiamo capito come si gioca: accelerazione, freno e ovviamente saltariello. Vedete un pochettino che cosa è questa parte qua, praticamente vedete un pochettino. E dobbiamo pigliare questi mattoncini colorati. I mattoncini colorati ci permetteranno di avere delle migliorie. Vedi un pochettino questa parte qua. Il gioco è abbastanza difficile, quindi non è per tutti. Di Lego Racer, oltretutto mi sembra siano usciti anche Lego Racer 2 e 3, il 2 per PlayStation, per Windows e gli altri ovviamente per altri sistemi. Il primo ovviamente Windows, e il mitico bombolone. Vedi sta bomba? Hai visto la bomba di Robin Hood? Ti ho sempre detto che con Lego Racer ti divertivi, e in questo caso potevi farlo. Quindi guardate la foresta. Quando ero piccolo avevo il castello sull'albero di Robin Hood. Peccato che molte cose quando sei piccolino si vanno a perdere queste cose. Quindi andiamocene quindi da quest'altra parte qua, piedi sta bomba da questa parte qua, ci spostiamo perché il Lego Racer, ragazzi, veramente il divertimento è massimo. Quindi andiamoci praticamente qua, l'olio extravergine di oliva, no ragazzi, è un'altra tipologia di olio. Vedete sta bomba in faccia, praticamente avete visto, eravamo quarti ma adesso non lo siamo. Andiamo col super scudo, ci aiuta qualcosa, vedete un pochettino, andiamo ovviamente, mamma mia che bomba in faccia, mamma mia che bomba in faccia, dobbiamo dire la verità. Andiamocene quindi da quest'altra parte qua, ed eccolo qui, mamma mia ragazzi, e pita sul bombolone, mamma mia, ti esplode proprio il bombolone, dobbiamo dire la verità. Pieti il mattoncino pane e vino, grande mattoncino, vedete da questa parte qua che andiamo a prendere quindi in quest'altro luogo. Mamma mia signori, guardate qui, e pita sul bombolone in bocca, ecco qua il bombolone dappertutto ragazzi, il bombolone, il mattoncino bianco. Vedi un pochettino che bello, Lego Racer è veramente fatto bene, è un prodotto sicuramente, mamma mia che bomba dietro. Andiamo a pigliare questa azione passiva, praticamente, che sarebbe lo scudo di mamma che ci permette appunto di diventare sempre più forti. Andiamo a streamare, siamo arrivati addirittura a secondi ragazzi, e ce la possiamo fare soprattutto col mattoncino giallo, praticamente vedi un pochettino, un mattoncino di attacco, il mattoncino di attacco è il bombolone, siamo arrivati secondi ragazzi, mi dispiace. Con il gioco che ci arriva a far diventare il secondo. Ecco qua, devo dire la verità. Ok, perfetto. Andiamo avanti da questa parte qua e vediamo che cosa andare quindi a compiere, da questa parte qua, perché ragazzi sono momenti veramente idilliaci. Andiamo avanti a farci un'altra ovviamente corsa, perché ragazzi Lego Racer ci permette di divertirci. Al rally della foresta nera, la maratona magmatica, andiamo ragazzi, magmatica chissà, addirittura nello spazio, andiamo a pigliare proprio il Robo Racer, che è praticamente il nostro praticamente mitico scouter, si potrebbe dire spaziale. Che bello Lego Racer, per chi ama i giochi di guida ma ama anche i Lego, con le varie ambientazioni, addirittura vedete le mappe che sono praticamente a tema, quindi veramente qualcosa di bellissimo e sicuramente intrigantissimo il gioco che ci giriamo intorno ragazzi sotto questo aspetto. Quindi eccoci qua, siamo nello spazio, pensate un pochettino, e come potete vedere le nostre macchinine sono tutte quante pronte per accelerare. Non c'è una partenza sprint come Mario Kart, ma non è un problema,
problema. Oltretutto, come potete vedere, molte di queste macchinine sono le classiche macchinine Lego, quindi con un design molto molto elementare. Diciamo che la Lego ci ha anche visto molto molto lungo, praticamente anche sul piano dei videogiochi, e infatti è stata una casa che fin da subito ha puntato molto sul settore videogiochi. Infatti io quando lo vidi dissi: ah, però grande 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 invenzione, praticamente grande invenzione, grande idea, praticamente quello di investire nel settore dei videogiochi. Uno dice: ma come, le costruzioni nei videogiochi? Sì, le costruzioni proprio nei videogiochi. Quindi fu molto molto bravo ovviamente la Lego a investire in questo settore. Come potete vedere, gioco veramente bellissimo, ragazzi. Come potete vedere, grafica non male, non male proprio, non è inferiore sicuramente ad altri prodotti del genere. Stiamo parlando comunque di prodotti molto colorati, in primis sicuramente per ragazzi, per bambini più che altro. Con questo ovviamente riferimento a giochi proprio dello Lego, mi arrivano le palle in faccia praticamente. Siamo attenti a queste parti qua. Apriamoci ovviamente mamma mia, sono diventato gigante, visto che cosa è successo. Ah, di qua non posso andare, c'è uno scudo bionico, addirittura il grande scudo bionico. Sono diventato quarto e questa cosa mi dispiace, ma devo andare avanti per questa parte qua. Guarda 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 che vado a fare, che cosa è questa cosa, mi stanno speronando. Lo speronamento vuol dire che mi cercano di buttare da fuori. Ecco qua, vedete un pochettino, mamma mia, bombolone in bocca, vedi un pochettino il bombolone da questa parte qua. E dobbiamo dire che continua, e pite sto bombolone, è saltato il ragazzo, è saltato. Mamma mia ragazzi, che giochi! Vi piacciono questi giochi Lego? Scrivetelo nei commenti se vi piacciono, perché al giocherellone fa sempre piacere il bombolone. Ecco qua, per sempre piacere conoscere i vostri grandi commenti, dobbiamo dire la verità. Prendiamo attenzione a questa parte qua, ragazzi, perché siamo arrivati quasi, siamo arrivati secondi, ce l'abbiamo fatta, veramente bello. Lego Racer, Alessandra Mocci, ciao, io sono Alessandra, ti ricordi me? Certo, Alessandra Mocci, buongiorno a te, come stai? Mi ricordo sempre della maggior parte dei miei follower. Il canale ormai veramente sta arrivando a livelli incredibili, e tu stesso lo sai, tu stessa la sai. Vedi che ogni giorno ci sono centinaia e centinaia di nuovi iscritti. Questo mi fa piacere. Il canale ovviamente è dedicato a tutti coloro che amano sia i videogiochi, ma anche che amano dialogare giocando o vedendo i videogiochi. Quindi, come tu ben sai, qui andiamo nelle piramidi nel deserto, cara Alessandra Mocci. Prendiamo praticamente, vedi, un pochettino il Joanno Kart, praticamente, che sarebbe il carrettello di un tempo. Io sto ancora male, mi dispiace Alessandra Mocci, che cosa hai? L'influenza, sta correndo una forte influenza, devo dire la verità, e questo sicuramente ci dispiace moltissimo. Però non ti preoccupare, vedrai che guarirai sicuramente nel tempo. Casomai inganna l'attesa se stai a casa un pochettino, diciamo, sicuramente riposandoti e non facendo attività impegnative fisicamente. Attività impegnative fisicamente e mentalmente, distrai, ma poi l'importante è che riposa tanto. E qui siamo addirittura in Egitto, ragazzi, guardate che bello, guardate la palla di bomba, praticamente la bomba di palla. Non ha niente da invidiare ad altri titoli del genere, Lego Racer, ragazzi, dobbiamo dire che è una grande novità di un tempo. Guardate che belle le texture del pavimento, la pavimentazione molto molto bella. Quindi andiamo da quest'altra parte qua e vediamo che cosa tra. Ah, mamma mia, gli alieni, che giochi. Sto giocando a Lego Racer. Lego Racer è un gioco di guida fatto con i personaggi della Lego, quindi troviamo le maggiori ovviamente caratterizzazioni dei personaggi, ambientazioni di Lego, l'ambientazione d'Egitto, l'ambientazione praticamente come si chiama, l'ambientazione d'Egitto, l'ambientazione spaziale, l'ambientazione medievale, l'ambientazione della spiaggia praticamente, quindi Lego City eccetera, dove dobbiamo andare a correre con i nostri personaggi. Devo dire la verità, è molto divertente. Pit stop bomba umana, ecco qua, vedi un pochettino, attenzione a questa parte qua, al mattoncino ovviamente rosso, e guarda qua il grande fiore di cristallo, perché in Lego Racer ci sono anche tantissimi praticamente segreti, avete capito bene. Lì addirittura c'era forse la scorciatoia di Tutankhamon, che è stato uno dei più grandi imperatori, dittatori. La maggior parte dei faraoni erano dittatori, perché in Egitto
c'era la monarchia, o pietà sto bomboluna, mamma, wow, è caduto tutto, hai visto cara Alessandra Mocci, dobbiamo dire a piedi la macchia d'olio qui sopra, attenzione a questa incredibile azione, vedi, stiamo rimontando, stiamo andando avanti, attenzione al bombolone, ecco qua, ti ho detto che arrivava il bombolone, Alessandra Mocci, ti stavo dicendo questa cosa qua, pito bombolone è arrivato, ecco qua, ma in faccia, hai chiappato bombolone, pito piedi, mattoncino rosso, bom, un altro bombolone praticamente, un altro bombolone dappertutto, dobbiamo dire, attenzione all'ufo robot, ci sono dei riferimenti addirittura all'ufologia praticamente, cioè il concetto ovviamente scientificamente non provato che in realtà siano state altre tecnologie a costruire le piramidi di Egitto e tutte le costruzioni in Egitto di una certa rilevanza. Quindi vedi un pochettino con l'arrivo anche dell'alieno che ti rapisce, ti porta via Alessandra Mocci. Dobbiamo stare attenti al bombolone, il bombolone lo tenevo dentro, però vedi un pochettino, tenevo il bombolone proprio davanti, molto molto bello, Lego Race, un gioco che sicuramente non posso che consigliare, guardare, sembra proprio di giocare col carrettello dei Lego, tu giochi con Lego, ecco qua, il carrettello del Lego praticamente, pensa un pochettino, quindi molto molto divertente, molto bello. Andiamo avanti, andiamo a vedere ovviamente che cosa possiamo fare, vedi, addirittura possiamo costruirci il nostro circuito, e questo è il bello di questo titolo, la parte dell'editor, qui abbiamo il Gran Premio Coloniale, praticamente facciamoci solamente il Gran Premio Coloniale, perfetto, andiamo a scegliere ovviamente quello che è il nostro praticamente velivolo e pigliamo un'altra volta Turbocharger in modo tale da vedere per l'ultima volta quello che ci offre praticamente questo grande gioco. Oltretutto ci permette anche di sbloccare delle cose, perché noi ci sono anche dei percorsi praticamente aggiuntivi che sono segreti e dei personaggi segreti, quindi pensate un pochettino che bello Lego Race, un gioco per i piccoli ma forse anche per i grandi, che vi attira sicuramente legato a quelli che sono i ricordi dell'infanzia, i ricordi di un tempo forse andato, un tempo che forse un giorno ritornerà. Pronti? Via, praticamente andiamo quindi ad accelerare e vediamo cosa fare. E appena arrivi tipo di sta palla in bocca praticamente, la palla bombolone, un'altra palla bombolone. È molto importante imparare a gestire i blocchi praticamente. Questi blocchi che andiamo a prendere sono molto importanti, per esempio se siamo indietro il blocco blu, il blocco rosso è importantissimo. Oltretutto avete visto che i nostri mitici amici rilasceranno praticamente degli altri blocchi, vedete un pochettino il blocco del cipresso praticamente, il blocco costruttivo, il blocco scudo praticamente, se l'è preso lui, vedi che ha fatto Alessandra Mocci, si è preso il bocchettone, quindi mi stai veramente riempiendo di palle, ecco qua, non mi piace quando mi riempi di palle, a te ti piace quando ti riempi di palle, almeno ecco qua, perché queste palle di cannone mi stanno arrivando dappertutto. Attenzione al blocco verde, il bloccatello dell'Italia, mamma mia, il super sprint praticamente, se tieni premuto il super sprint là veramente diventi velocissimo, dobbiamo dire la verità, e guarda qui sopra ancora un blocco verde, mamma mia, sono veramente velocissimo. Lego Racer, un gioco veramente fatto, è l'arpione, vedi l'arpione fatto e pietra sta palla e cannone praticamente, ecco qua, per attirare e tirare indietro praticamente l'avversario, quindi devi stare attento perché la curva veramente la andavi a tagliare, molto molto veloce, mamma mia ragazzi, guardate che bello Lego Racer, il gioco delle costruzioni, il gioco dove tu vai praticamente a giocare con questi mitici go kart. Andiamo ovviamente a saltare praticamente questa parte qua, ci sono questi blocchettoni, devi stare attento, dovresti stare attento, vedi un pochettino questa parte qua che vai a fare, bombolone, ecco qua il bombolone lo hai fatto saltare, vedi il blocchettone rosso, e adesso ragazzi dobbiamo sparare, come diceva un mio amico quando mangiava pasta e fagioli, adesso spara a tutta forza, andiamo avanti da questa parte qua, assurdo davvero, pigliate un altro bombolone, ecco qua il bombolone napoletano, il bombolone alla crema, pensa un pochettino, stai attento di qua, vedi questi blocchettini che stanno da questa parte qua, e dobbiamo stare veramente molto molto attenti, e quello è il blocco che praticamente devi andare qui col bombolone, te l'avevo detto che dovevi pigliare il bombolone Alessandra Mocci. Ok, andiamo ovviamente a fare una piccola sgangheratella, vedi un pochettino qui sopra abbiamo l'arpione, dobbiamo stare attenti con l'arpione a cosa andiamo a pigliare, perché ragazzi qui sopra dove vai, vedi mi sono attaccato con l'arpione e sono poi passato davanti, ma avevo già passato il traguardo, e questa è la fine. Che direvi ragazzi quindi di Lego Racer, sicuramente un gioco che supera la sufficienza in maniera egregia, ma ovviamente non troppo, abbiamo un 6,5 come voto per quanto mi riguarda, poi mi fate sapere nei commenti voi che cosa ne pensate, che voto ovviamente andate ovviamente a dare.
Per il resto io vi ringrazio per la visione e vi auguro buona giornata. Ovviamente se vi piacciono i miei video sapete già che cosa fare, iscrivetevi. I principali social network del giocherone sono YouTube e Twitch, dove potete appunto iscrivervi, abbonarvi, mettere mi piace, condividere il video e commentare. Cliccate sulla campanella, abilitate tutte le notifiche in modo tale da avere un messaggio sul cellulare o sul computer quando vado a trasmettere, quindi è per non mancare. Detto questo, gli altri social network del giocherellone sono il gruppo di WhatsApp, il gruppo di Telegram, il gruppo di Discord, la pagina di Facebook, il blog, TikTok, Twitch, c'è veramente di tutto e di più. Vi consiglio anche il negozio dove potete comprare uno dei 207 gadget del giocherellone in tre varianti, link a Instant Gaming dove comprare giochi come questo a prezzo bassissimo, e in più se volete comprare uno dei miei tre libri pubblicati su Amazon lo potete fare. Cliccate nella descrizione ovviamente dei miei video, troverete i link ai miei video pubblicati, ai miei libri pubblicati su Amazon, che potete leggere addirittura gratuitamente se avete Amazon Kindle Unlimited. Io vi ringrazio per la visione e ci vediamo più tardi con un altro incredibile video.